Il mio viaggio per Bintulu continua, in questo momento mi trovo al reparto carne. Eccoci qua, questo reparto sembra esattamente il video che io facevo ad Irkutsk in Russia. Ecco qui proprio la similitudine con la Russia che vi ho mostrato nei miei video è proprio estrema. Qui proprio l'unica cosa sono le sembianze somatiche. Qui ci hanno molto di più del mongolo tartaro rispetto ai russi per quanto riguarda la fisionomica. Ecco qui abbiamo tutto la carne messa a moscare qui sotto la calura. Il giro prosegue, andiamo a vedere adesso nel mercato più all'interno. Ecco qui si possono comprare un po' di frattaglie, cose. Ah, questo qui abbiamo il mercato dei polli. Eccoci qua, ci siamo intrufolati nel mercato dei polli, non abbiamo nessuna autorizzazione, facciamo finta di niente, facciamo finta di essere l'uomo invisibile. Eccoci qua, questo è il mercato dei polli. Ecco, vengono ammassati. Comunque in giro per strada, ecco una cosa che oggi volevo filmare e non riuscivo a capire, è che vedi tantissima gente con il pollo sotto il braccio, cioè li vedevi in giro con questo pollo, poi incontrano altre persone, gli fanno vedere il loro pollo, l'altro c'è un altro pollo, vanno in giro col pollo sotto il braccio. Questo è il mercato del pesce, abbiamo dei pesci stranissimi, tutto pesce sicuramente fresco. Praticamente io l'idea che mi avevo fatto stamattina vedendo questi col pollo sotto il braccio è che qua al posto che andare in giro con il cane, come animale da compagnia c'hanno il pollo ed è facile che sia così. Anzi, ieri vi dirò che ho visto anche uno che aveva il gatto tenuto al guinzaglio, cosa che non mi era mai capitato di vedere nei miei giretti. Ecco, questo è il famosissimo mercato del pesce. Qui abbiamo i molluschi, pesce vario, guardate questi qua, questi come sono belli. Questi qua il pesce piatto, questi qua sono crostacei. Ecco, il giro continua, di pesce veramente ne abbiamo di tutti i tipi. Ecco, questo è tutto pesce locale. E questo qua. Saluta, ti vai. Ecco qua, andiamo avanti. Ecco qua, qua abbiamo anche gli squali. Guardate, gli hanno tolto la pinna. Abbiamo gli squaletti, gli tolgono la pinna perché la parte più costosa, quella la spediscono in Giappone. Eccoci qua, famosissimo squalo, il famosissimo pesce a cula, buonissimo. Una prelibatezza, molti non lo sanno, li buttano via quando capitano le reti. In realtà lo squalo c'ha quella carne soffice, delicata, è un po' come la scumbria, cioè molto particolare. Ecco, qui abbiamo altri crostacei, varie dimensioni. Ok, il mercato del pesce sommariamente lo abbiamo visto, il giro continua. In questo posto allegorico, qui siamo nel centro, nel lato di fronte a me si mostra l'architettura del centro nella sua imponenza e bellezza. E saliamo, andiamo a vedere cosa c'è qui sopra. Veloce, così non faccio perdere tempo. Ecco, qui sopra abbiamo vestiti tradizionali, guardate che belli. Abbiamo gioielleria, reparto gioielleria, reparto cucina. Ecco, qui abbiamo
pelletteria, portafogli, oggettistica. Comunque questa parte qui magari per chi viene qua interessa meno, perché ecco, se voi andate in giro per la città, è tutta così la città, è tutta un mercato in questo modo, con ogni cosa di ogni genere, vendono di tutto, tutta roba chiaramente originale, senza che abbiamo gli orologi, il reparto orologeria. Eccoci qua. Sì, sicuramente non conviene portarsi dietro alcun bagaglio quando si viaggia, venite qua a mani vuote e poi comprate tutto sul posto. Si trovano tante cose, qui sono dei borselli da viaggio in pelle, qualcuno in pelle, qualcuno in tessuto. Ecco, i prezzi non sono particolarmente convenienti, però si possono trattare, si possono tirare giù di parecchio. Poi ho visto, adesso ho buttato l'occhio su un articolo, tra un posto e l'altro lo stesso articolo può costare il doppio tra uno e l'altro, lo stesso articolo, per cui c'è grandissimo margine di contrattazione. Eccoci qua, cerco un posto dove appoggiare la camera, vi saluto. Ok ragazzi, credo di avervi fatto vedere una bellissima panoramica del posto. Se venite a Bintulu, mi raccomando, la pronuncia fonetica è Bintulu, altrimenti non capiscono. Venite qui belli tranquilli, sereni, un posto bellissimo, fate fotografie, spedite la cartolina a casa dei vostri amici, la calura è tantissima. È un posto veramente autentico, bello da vedere, molto meglio di tanti altri finti. Comunque qui vi ho fatto vedere un po' i posti un po' spartani, quelli terra terra che interessano a noi. Però ho visto c'è il McDonald's, ci sono le catene, quelle internazionali di fast food, ci sono anche posti con condizioni igieniche accettabili nella norma, anzi anche buone si può dire. Ho anche indicato sul sito internet dove poter alloggiare, vi troverete benissimo. Ok, continuate a seguirmi, ci sentiamo alla prossima, ciao!